Si è svolto ieri, nel Chiostro dei Minori Osservanti, il primo dei quattro appuntamenti della rassegna Chiostro delle Felicità, organizzato dall'Associazione Glitter. Nella suggestiva e storica cornice del Chiostro dei Minori Osservanti è infatti andato in scena la rappresentazione teatrale Le Beatrici, per la regia di Teresa Cecere, che ha divertito, ma soprattutto fatto riflettere, il numeroso pubblico presente. Le tre attrici, Simona Baccaro, Angela Cassone e Manela Micoli, hanno portato in scena diversi monologhi di donne, dalle più disparate caratteristiche. Ma sentiamo dalle parole della regista, nonché ideatrice della rassegna, Teresa Cecere, quali sono le caratteristiche degli eventi. Questa sera abbiamo visto in scena diverse tipologie di donna, dalla suora satanata alla Beatrice di Dante, a una vecchiaccia isterica, alla giovinetta con strane fantasie. Chiaramente abbiamo visto diversi cliché di donna, anche molto divertenti ed esilaranti, però senza dimenticare che dietro quest'ironia comunque c'è un messaggio legato proprio all'essere donna, la donna che nient'altro chiede se non quello di essere amata ed essere accettata così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti, ecco. Questo è il primo dei quattro appuntamenti previsti per questa rassegna che si terrà presso il Chiostro dei Minori Osservanti qui a Fasano, e abbiamo visto Le Beatrici, tratto dall'opera di Stefano Benni. Gli altri appuntamenti in programma saranno per l'8 luglio con una chicca dedicata a Vincent van Gogh dal titolo L'odore assordante del bianco. Il 15 luglio invece avremo in replica uno spettacolo glitter già proposto con la regia di Michele Savoia, che vede protagonisti Matteo Di Tano e Simona Baccaro, intitolato Ma che bell'Ikea, testo di Gianni Clementi. E invece chiuderemo con un esilarante spettacolo, una sorta di esperimento di teatro nel teatro, sempre qui al Chiostro. Sempre per la regia di Michele Savoia, cinque attrici in scena che venderanno la loro arte, venderanno i loro monologhi, dal titolo Morte di fama.